Mi rendo conto che tra obiettivi zoom, obiettivi tele, super tele, obiettivi normali, medi, eccetera, eccetera, la confusione possa essere tanta. Per cui proviamo oggi a fare un po' d'ordine. Facciamo una prima distinzione fra obiettivi medio tele, tele e super tele. Gli obiettivi medio tele hanno una lunghezza focale compresa tra i 45 e i 105 mm su sensori APS-C e tra i 60 e i 135 mm su full frame. Si tratta di obiettivi che consentono la quasi totale eliminazione delle distorsioni ottiche e che restituiscono una resa dei piani prospettici naturale. I medio tele poi sono gli obiettivi ideali per i ritratti. Pensiamo alla lunghezza focale 85 mm che viene appunto molto utilizzata per i ritratti. Gli obiettivi tele invece sono tradizionalmente quelli che vanno da una lunghezza focale di 135 mm fino a una lunghezza focale di 300 mm. I super tele invece sono obiettivi con una lunghezza focale dai 400 mm in su. Si tratta di obiettivi dalla straordinaria qualità ottica, il fiore all'occhiello di ogni produttore di obiettivi. Pensiamo ad esempio al 600 mm f4 della Nikon. Finora ho citato solo ottiche fisse, cioè con una sola lunghezza focale. Se invece prendiamo in esame obiettivi con una lunghezza focale variabile, dobbiamo introdurre il termine zoom, partendo dallo zoom economico, quello dal quale molti di noi hanno iniziato. Sto parlando del 18-55 mm oppure del 55-200 mm. Sono due obiettivi che spesso e volentieri vengono venduti in bundle con le reflex entry level. 55-200 mm che è uno zoom medio tele. E l'unione tra queste due tipologie di zoom, quindi un 18-55 che va più dal grandangolo alla lunghezza focale normale e il 55-200 che va dalla lunghezza focale normale fino a un teleobiettivo, ecco, dall'unione appunto di queste due tipologie di obiettivi si ottengono gli zoom tuttofare. Pensiamo ad esempio al Nikon 18-300 mm. È chiaro ragazzi che se le ottiche fisse con una sola lunghezza focale sono quelle con la qualità migliore, un 18-300 mm sul piano della qualità deve scendere a dei compromessi, perché non può essere eccellente ad ogni singola lunghezza focale. Tra gli obiettivi zoom possiamo poi distinguere tra gli zoom grandangolari, quindi con un'escursione focale che può essere quella ad esempio del Nikon 16-35 mm f4, zoom normali con un'escursione focale come ad esempio quella del Tamron 24-70 mm f2.8, zoom medio tele, pensiamo ad esempio al già citato 55-200 mm della Nikon oppure al 70-200 mm della Tamron, e infine zoom tele che arrivano fino a 500 mm e più, pensiamo al Nikon 200-400 mm. Bene ragazzi, il video si conclude qua, io spero di aver fatto un po' di chiarezza con tutti questi termini che spesso e volentieri anche io ho confuso in passato, e con questo video spero di essermeli chiarito anche io, e come al solito vi ringrazio della visione, dell'iscrizione, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!